Gesù, tu sei il medico divino, noi tutti siamo malati, siamo venuti qui ad adorarti, anche malati come siamo usciti dalle nostre case col freddo, con la pioggia e siamo qui ai tuoi piedi, abbiamo attraversato le strade fangose, abbiamo lasciato tanto da fare a casa. E siamo venuti qui perché abbiamo bisogno di te. È vero che noi ti adoriamo innanzitutto, ti benediciamo. È vero che la prima cosa che facciamo è lodarti e benedirti perché tu sei il nostro Dio. Ma veniamo qui anche per manifestarti i nostri bisogni, i bisogni dei nostri familiari. Oh Gesù, mentre noi ti adoriamo e ti benediciamo, stendi le tue mani, toccaci e guariscici. Lode e gloria a te, Signore. Dal cielo per noi, sei qui in mezzo a noi, non ci lasci mai soli, nel tabernacolo tu ti chiudi aspettandoci, sei l'orante del Padre, l'orante perenne, mentre noi siamo divagati o dormiamo, tu sempre preghi il Padre. Tu sei il capo di tutta l'umanità e preghi nel tabernacolo, sei lodante perpetuo e ci inviti a unirci a te in queste preghiere che tu elevi al Padre. Quando sei sull'altare, tu ti immoli per noi, ti sacrifichi per noi, rinnovando il sacrificio della croce che ci salva. Quando sei qui in mezzo a noi, ci guardi con amore. Sei colui che cammina ancora e si ferma là dove ci sono uomini che attendono. Tu che cammini, oh Signore, questa mattina ti sei fermato qui. Ti abbiamo fermato qui, in questo luogo, perché tu ci guardi con amore, Gesù. Perché tu prenda il tuo cuore, lo allarghi per noi, tu che sei compassionevole per tutti, guardaci tutti, Signore Gesù, e allarga le tue braccia a noi e di che tu sei il nostro Salvatore, il nostro Signore, e non abbiamo dove andare per avere la salute. La salute viene dall'alto, la guarigione quando c'è la malattia viene dall'alto e tu sei venuto a portare la salvezza in mezzo a noi. Gesù, noi ci assepiamo attorno a te questa mattina, non ti lasceremo se tu non ci avrai benedetto, se tu non ci avrai ridata la salute.
se tu non avrai messo le tue mani su di noi per benedirci e per salvarci. Lode e gloria a te, Signore. Tante persone. E adesso il Signore dice: lasciatevi pescare, la mia corrente vi ha portato qui. Lasciatevi pescare e state sulla mia mensa, perché io voglio salvarvi dal grande mare. Io vi do una vita nuova, voi pesci che io voglio pescare. Anch'io mi sono fatto pesce nel mare della mia vita, e il mio nome Ictus significa Gesù degli uomini, figlio di Dio, degli uomini salvatore. Lasciatevi pescare e lasciatevi porre nei canestri davanti al mio altare, perché noi voglio nutrirvi della mia stessa vita, perché voi viviate come io vivo. E per 7 persone qui presenti, 2 donne e 5 uomini, come i 5 pani e i 2 pesci. 2 uomini, 5 uomini e 2 donne. Sentono queste parole dette a loro: lasciate che io sia qui davanti a voi come uno che vi ha pescato, perché mi serviate, perché vi nutriate di me, perché lasciate il mare tempestoso in cui eravate, la corrente vi ha portato qui. E adesso siete al sicuro dei pescicani che volevano divorarvi. Signore Gesù, noi ti ringraziamo di questo messaggio e su queste persone e su tutti noi che tendiamo grazie da te, invochiamo il tuo sangue prezioso che scende in abbondanza dal tuo costato, dalle tue mani e dai tuoi piedi. Soltanto nel tuo sangue c'è la salvezza, la guarigione da tutte le nostre malattie. Alziamoci e invochiamo il sangue di Gesù. Voi portate in bocca la moneta d'argento, siete come quel pesce pescato da Pietro con la moneta d'argento, la moneta d'argento con cui voi pagate il buon Dio per i vostri peccati. E qui il Signore prende questa moneta di argento e voi siete liberi dal vostro peccato, dai vostri debiti verso il Signore. O voi che siete stati pescati, 5 uomini e 2 donne, voi 7 pesci che siete davanti al canestro, al Signore nel canestro, pentitevi dei vostri peccati, offrite al Signore la vostra moneta di argento che è sulla vostra bocca e pregate, pregate con questa moneta di argento che è la vostra preghiera. Dio prenderà questa moneta di argento che è la vostra preghiera e il vostro dolore, vi rimetterà nella sua grazia, vi darà tutto quello che voi desiderate per la vita eterna. Questa è la parola del Signore. E adesso, Signore Gesù, guarda tanti nostri fratelli che aspettano, quanti malati. E quanti malati abbiamo lasciati a casa. Gesù,
Tu non ti disturbi quando chiediamo. Noi ti abbiamo adorato, ma tu non ti disturbi quando chiediamo. Hai compassione. Tu conosci la nostra condizione. Quando la gente gridava, tu avevi compassione. Non dicevi, pensate alle cose dello spirito, più che alle cose della terra, no. Ma tu li guarivi nel corpo e attraverso il corpo raggiungevi lo spirito. Signore, guarisci i nostri corpi questa mattina. Tutti siamo ammalati, chi per una malattia, chi per un'altra. E abbiamo ammalati in casa. La cananea gridava, mia figlia è tormentata dal maligno. E tu le dicesti, non è giusto che io prenda il pane destinato ai figli e li dia ai cani, ed essi anche i cani. Anche le cagnette raccolgono le briciole che cadono dalla mensa dei padroni. E tu, non ho trovato tanta fede in Israele, va, tua figlia è guarita. E fu liberata dal demonio che cagionava quella malattia. Ecco, un uomo si avvicina a te, il mio servo giace malato, vieni. Ecco, il centurione viene a te, un funzionario regio, dice, mio figlio è malato, vieni. Ecco un altro padre che è il figlio epilettico e lo porta da te. Ecco i quattro amici che portano il paralitico davanti a te. E tu per tutti avevi una parola buona. Tu non dicevi badate allo spirito, anche allo spirito. Tu perdonasti i peccati. Perdonasti i peccati ai lebrosi, al lebrosi, al paralitico. Rimettesti la colpa a quella donna adultera, ma tu guaristi tutti quelli che ti presentavano a te. Signore Gesù, la scena non è mutata, perché noi siamo quelli di ieri, di avantieri, di due secoli fa, tutti malati, perché il peccato grave su di noi e il maligno ci assale. Ma tu sei il Salvatore, tu sei il Liberatore. Signore Gesù, questa mattina compi prodigi in mezzo a noi. Stendi la tua mano e guariscici. Stendi la tua mano e liberici. Stendi le tue mani e carezzaci. Consolaci, uomo di Galilea. Ecco, ci alziamo e cantiamo all'uomo di Galilea che passa. La mia scementi non di la tua aiuto. Veniamo a pietà, Gesù. Mia mustiriva, io mi anale, io rano. Mia girimanti, monti, me scemerene. Mia mirana, io lo matusciorò. Cadili manti nanghi mentolere noti meggiore, e anima non manina nucana, sarà canima catilina ro, ma cura non mascio. Gesù risponde, io sono il tuo Signore, io sono colui che ti guarisco, guarda me e sarai salvato, guarda me sarai liberato, guarda me sarai consolato, io sono il tuo Signore. Io matuscio un comodo stirano tu,
Nuchino monti monchi deruna, moricutiscio to, cotaraminte che tu stiro te, e alini monti nuca maroto, nuva deruna sciò. Allargate il cuore, dice il Signore, e sperate sempre. Io sono il Signore Dio vostro, sono venuto qui per salvarvi. Questa mattina sono qui in mezzo a voi per dirvi una parola buona. Venite dietro a me, uscite dal mare della vita, uscite dal mare della vita, per non essere pescati da altri, per non essere divorati da altri. Venite alla mia riva, venite a me ed io vi salverò, venite a me ed io vi consolerò, io spergerò le vostre ferite, risanerò le vostre piaghe, io sono il Signore, il medico delle anime vostre e dei vostri corpi. Abbiate fede in me, abbiate fede in me, non andate altrove, io sono il Signore Dio vostro, colui che guarisco tutte le tue malattie. Io ti sollevo dalla fossa e ti rinnovi come aquila la tua giovinezza. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te, oh Signore. Sono pagliuccia che io posso sollevare e disperdere al vento. Io ho il potere su di tutto, perché il Padre mi ha dato ogni potere in cielo e in terra. Guardate a me, io sono il vostro Dio, posso fare quello che voglio. Guardate a me, chiedete e otterrete. Signore, dacci la gioia questa sera, questa mattina, la gioia di una tua visita a domicilio. Medico buono, vieni nel domicilio del mio cuore, nel domicilio della mia persona, del mio corpo. Gesù, ecco io mi spoglio davanti a te. Gesù, toccami. Dove tu tocchi, lì c'è la guarigione. Gesù, dammi la medicina è il tuo amore, è la tua parola che risana. Gesù, tu sei il mio medico, io sono il perenne ammalato, che ho bisogno di te. Questa mattina ho bisogno di te, oh Gesù, e tu mi risanerai perché tu hai compassione di me. Ecco, noi rivolgiamo al Signore la nostra supplica, la nostra preghiera. Questo, perché a te e ad altri che vogliono osservare le mie leggi, che hanno preferito di venire qui e non restare a casa, che si sono fermati qui alla mia alleanza, io concederò nella mia casa e dietro le mie mura un posto e un nome migliore che non ha figli e figlie. Darò loro un nome buono ed eterno che non sarà mai cancellato. Anche a te che sei straniero e che hai aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suo servo, e anche a te io condurrò nel mio Monte Santo e ti colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Grazie, Signore Gesù. Ecco, il Signore ha parlato e adesso noi cominciamo a sederci per imbastire una lode personale, perché il Signore mi ha portati qui perché tutti, uno dopo l'altro, possiate ringraziarlo
soprattutto quelli che siete stati toccati dal Signore. Intanto c'è una donna che qui nel salone, il Signore le dice di lasciare la sua vita corrotta e di tornare a Lui. La donna è sposata. Ecco, il Signore poi tocca l'addome di una donna. Il Signore tocca anche l'occhio destro di un'altra persona e una ciste. Tocca diverse parti del corpo il Signore. Il Signore tocca anche una gamba e un piede e tocca l'occhio destro e l'orecchio di una persona, per cui dovete essere testimoniare. Il Signore vuole che colui che è stato toccato all'occhio, che non lacrima più e vede più chiaramente, e colui che è stato toccato all'orecchio e sente più speditamente, un altro che è stato toccato alla gola, che si sente rinfrescata adesso, mentre prima aveva la lucidine, almeno queste tre persone per il momento diano gloria al Signore alzando la mano. Che si è sentito toccare all'occhio, che si è sentito toccare all'orecchio e che si è sentito toccare alla gola, alzi la mano. Vediamo, nessuno? Bene. Tre, aspettiamo tre. Tre. Ecco, ringraziamo il Signore. Grazie, Signore Gesù.